Allora, questa sera presentiamo il libro di Federico Bartanzelli, dal titolo quanto mai originale, Il fardello del coleottero. E questa è la copertina, conoscete il coleottero, fardello. E il titolo suscita subito la curiosità del lettore di sapere in realtà di che cosa si tratta. E è un romanzo ambientato nell'Italia degli anni Ottanta ed è peraltro un sequel di un altro testo dello stesso autore che aveva il titolo, anche questo molto originale, Quei buchi nel muro. E il libro questo, quindi questo coleottero, il fratello coleottero, si leggerebbe tutto di fiato, cioè nel momento che si inizia veramente non si vorrebbe mai interrompere. E, però questa cosa viene diciamo eliminata un pochino dal fatto che invece viene voglia poi di soffermarsi sui particolari, perché ci sono le caratterizzazioni dei personaggi, cioè nel momento in cui si legge il personaggio viene molto spesso descritto in maniera accurata, sia nei tratti somatici ma soprattutto nelle caratteristiche psicologiche, quindi nel carattere, e quindi viene proprio voglia di andare avanti per capire sempre meglio. Ma sicuramente quando almeno io ero ragazzo o ero giovane, la politica era molto più sentita rispetto ad oggi, anzi era veramente un vissuto di una persona, soprattutto giovani dell'epoca. Questo era più vero negli anni 70 che negli anni 80. Negli anni 80, quelli descritti dal libro che stiamo presentando, già ci fu una crisi dei valori, una crisi del vivere la politica, soprattutto perché era appena finito, diciamo, un decennio chiamato gli anni di piombo, che ha portato morti e sangue per le strade, eccetera. E quindi negli anni 80 è stata più che altro una messa in discussione e addirittura un rifugio in ciò che tanto politico non era. Tardo pomeriggio. La tanto attesa e sospirata conversazione telefonica tra Alberto e Nadia fu più che altro una battaglia. Lei lo aggredì subito in tono inquisitorio. Perché non mi hai telefonato in questi giorni? Alberto, con frasi smozzicate, tentò di farle capire le sue disavventure, ma la ragazza non si mostrò né convinta né soddisfatta. «Che cosa fate la sera? Uscite?» chiese poi. E, a sentir lei, il suo ragazzo non si sarebbe dovuto neppure muovere dal campeggio. Tale frase non fece altro che nervosire ulteriormente Alberto. Nervosismo che crebbe, quando al contrario, Nadia, lo informò che lei a sua volta non conduceva affatto vita ritirata. È inutile che domani mi telefoni, perché tanto io vado a una festa in casa di amici. E Alberto raggiunse l'apice del nervosismo quando seppe che il giorno di Ferragosto, cioè due giorni dopo, la ragazza sarebbe partita per una gita in comitiva. Orario del ritorno sconosciuto. A quel punto cominciarono a volare alcune parole forti, fino all'immancabile "allora vaffanculo", che il nostro pronunciò risentito e ferito più che mai nell'orgoglio, riattaccando violentemente il ricevitore. Ma io vorrei fare un po' di reducismo, perché sennò ci vogliamo fra di noi, no? Abbiamo tutti più o meno vissuto quel periodo, molto maschile come il libro, nel senso che i personaggi sono i ragazzi, no? Sono questa generazione, anche se poi ogni tanto compare qualche ragazza un pochino più, come posso dire, un pochino più attenta rispetto al comportamento dell'amico che invece vuole fare cinema, vuole fare cose, giustamente. E la domanda che mi ponevo sentendo questa cosa è: ma queste generazioni, le nostre, le nuove generazioni, poi alla fine, levando tutto questo mondo di internet e di cose, hanno questi problemi, cioè vedono la vita in questo modo? Perché in fondo noi abbiamo, per esempio, io potrei scrivere un libro come questo, non perché ci abbia voglia e ne sia capace, lo subito, facendo tutto un altro mondo, no? Ma però poi musica punk, potrei portare tutta una serie di viaggi, la droga, potrei portare tante altre problematiche giovanili di quel tempo,
Però poi alla fine il comportamento umano, il comportamento giovanile, secondo me più o meno poi rimane uguale, no? Cioè non è detto perché tu adesso hai accesso a 10.000 informazioni sei più informato di quanto lo eravamo noi o quanto altre generazioni erano più costrette a cercare su libri, su riviste, eccetera, eccetera. Quindi devo dire, il libro mi è piaciuto alla fine, perché poi hai tirato fuori Marina Camerola e mi ha ricordato uno dei miei primi campeggi, facciamo i reducismi, dove allora non c'era niente, adesso per Marina Camerola è tutta una villa, tutta una casa, no? Invece lì arrivavi, ti guardavano pure brutto, perché dicevano, questi con le tende chi sono e perché c'hanno le donne.